Tutti, benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo video ricordi. Mi avete scritto in tantissime chiedendomi di realizzare la seconda parte, quindi molte di voi sono sicuramente delle nostalgiche come me, insomma anni 80 e 90 vi hanno smosso o qualcosa, quindi sono contenta di girare la seconda parte. Avevo detto dai, se arriviamo a 500 like girerò la seconda parte, e in effetti avete ampiamente superato la seconda parte, quindi io sono qua piena di cose da farvi vedere. Ho prelevato tutto, fatemi vedere, sì, ho preso tutto, non so neanche io bene da dove iniziare. Vado random, ci sono anche dei libri e ci sono anche delle bambole, insomma un po' di tutto, vediamo un po', non facciamolo durare troppo, non vorrei che fosse noioso. Inizio con questo, questo qui è un diario ed è un diario segreto, è praticamente il diario segreto che teneva mia sorella Alessia e che al momento purtroppo della sua morte era chiuso con un lucchetto, e io gettai la chiave, non è che sia un lucchetto difficile da aprire o la chiave non si possa reperire, perché credo che avessero tutti più o meno la stessa chiave questi diari segreti, però io ho buttato via la chiave e l'ho lasciato chiuso, quindi questo diciamo dal 1981, anno della sua morte, non è più stato aperto, e se si guarda insomma così si vede che ci sono delle pagine scritte, ma niente, lo conservo e lo conserverò così, con i suoi pensieri da bambina tredicenne scritti qua dentro, quindi queste sono delle cose care che ho ritrovato. Poi ho trovato questo plico dove ho visto che scrivevo sempre testi di canzoni, e voglio andare a vedere quali sono queste. Credo che siano... è bellissimo perché ci sono proprio dei fogli che si vede che sono usati, perché evidentemente io mi ci mettevo proprio lì a cantare, e c'è Una donna così di Gianluca Grignani, non so se ve la ricordate, dice quella che fa senza tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distratta, ti preferisco sai, e con quel vestito mi fa impazzire. Ve la ricordate? Cioè questa io la amavo, infatti me l'ero trascritta tutta, con la mia grafia tutta trascritta, perché poi mi mettevo a cantarla con la mia amica Francesca. Poi ho trovato Certe notti di Ligabue, ovviamente, ma certe notti la macchina è calda. Gigugin degli Articolo 31, che avevo trascritto, vedete, intero, proprio bellissimo. Poi c'è questo che è originale della cassetta che aveva la mia amica, e probabilmente gliel'ho rubato, non me lo ricordo, La vita è adesso di Baglioni, questo è il foglio originale. Poi questa è 2030 degli Articolo 31, che è veramente profetica, non so se molti di voi la conoscono, se non la conoscete andatevela ad ascoltare, perché è una canzone che parla di come nel 2030 accadranno delle cose. Dice, pensate qua, dice, allora, corre l'anno 2030 e mi ritrovo che di anni quasi ne ho 60, il mio pizzetto è grigio e di capelli sono senza, e Ambra è primo presidente donna, il cielo quasi non si vede più, si esce con la maschera antigas, sull'autobus c'è la pista in strass. Si esce con la maschera antigas, ci siamo quasi. Poi cosa avevo messo? Latin Lover, sempre degli Articolo 31. Non c'è rimedio, sempre degli Articolo 31, e secondo me ci sono tutte quelle degli Articolo 31, perché li adoravo, infatti c'è sempre anche Con le buone degli Articolo 31, Tranchi Fanchi, Domani degli Articolo 31, però c'è anche, ragazzi, Senza di me di Anna Oxa, cioè, voglio dire, anni 80, senza di me cosa si fa nei pomeriggi troppo bui, senza me chi sarà a darti un bacio di più. Cioè, fare Anna Oxa sarebbe bellissimo, ma non è fattibile. Poi ho tutti quanti questi testi, avevo fatto un
copia e incolla pazzesco, perché voi non lo vedete, ma sono degli A4 in cui io avevo attaccato delle fotocopie, e sono credo le canzoni di Madonna, sì. Hey Mr. DJ, put record on, I wanna dance with my baby. Sì. Poi qua c'è un curriculum di Pablito, bellissimo, questi ricordi. E qua ancora vediamo. Oh mamma mia. Qua c'è Shine on Your Crazy Diamond, tradotta dal mio primo fidanzato, che appunto mi ha scritto qua Shine on Your Crazy Diamond. Aspettate che la devo far vedere da vicino, che per chi non lo sapesse è dei Pink Floyd, e vedete sotto lui ha tradotto tutta la canzone. Dice: ricordi quando eri giovane, tu splendevi come il tu splendevi come il sole, splendi tu, pazzo diamante. E poi insomma me l'aveva dedicata, non ricordavo, e mi ha anche tradotto Wish You Were Here, e mi aveva anche qua fatto la dedica, che non leggo ma c'è. E poi ancora c'è Città Vuota, una canzone bellissima di Nina, che credo molti di voi conosceranno, quella che fa le strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te, io vedo intorno a me che passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Era quella, no? Sì, credo. E poi c'è Standing Ovation di Vasco. Ma mi piace tantissimo questa cosa, di aver ritrovato questa cosa, perché oggi con un click in pratica ritroviamo tutte le canzoni che vogliamo, c'è Spotify, ce le ascoltiamo. Allora, i ragazzi che non avevano tanti soldi per potersi comprare i dischi dovevano beccare il momento in cui la radio mandava la tua canzone preferita, quindi stavi delle ore magari ad ascoltare, a sperare che la tua radio mandasse online la tua canzone preferita, cliccavi rec e in quel modo te la registravi e poi te la sbobinavi, perché non potendo reperire il testo, magari volendo imparare, volendola scrivere, io schiacciavo pausa e scrivevo la frase e continuavo, così me le sbobinavo. Era una roba, cioè una roba di un tenero pazzesco. Sempre in tema di ricordi, ho trovato una foto di Pablito al mare da bambino. Guardate qua, faceva già le pose da bodybuilder qua in Sardegna, quando ci veniva coi genitori, quindi ho trovato questa fottina. Ma poi ragazzi, ho trovato delle cose bellissime. Ho trovato questa scatolina che contiene delle scarpine. Anzi, ho trovato due paia di scarpe, o meglio di stivali, che erano miei e di Alessia, nel senso che io fino a tipo 18 anni, quando mi sono potuta comprare i primi guadagni, i primi miei abiti, ho sempre avuto gli abiti passati da qualcun altro, finché era viva Alessia, gli abiti di Alessia. E questi erano degli stivaletti che c'erano stati comprati in un ottimo negozio di scarpe cagliaritano. Infatti sono degli stivaletti che ancora oggi resistono, sono appunto in puro cuoio, vera pelle, eccetera. E io l'altro giorno, quando li ho ritrovati, li ho completamente come si dice, ammorbiditi con la crema. Aspettate che li sto allacciando per farveli vedere in tutta la loro bellezza. Ovviamente si sono distrutti, diciamo, i laccetti di davanti, che adesso vi faccio vedere, ma lo stivaletto è questo. Ecco, guarda, vi stavo facendo vedere, guardate questi stivaletti, cosa sono, guardate quanto sono anni 70, con il gambaletto così, proprio da gatto, con gli stivali qua davanti, vedete, andavano tutti i lacci agganciati al, così hanno i gancettini di metallo dove si incrociano tutte le stringhe, no? Cioè, ma sono troppo belli. Ovviamente ho la coppia, guardate qua, questo stivaletto qua è stato comprato quando mia sorella, credo, aveva, non lo so, poi mi direte voi, sono taglia 22,
Sì, sono taglia 22, li ho usati lei, li ho usati io, la 22 cosa si ha quando si hanno 2 anni? Non lo so, quindi sono del 71, perché se mia sorella aveva 2 anni, sono del 71, poi li ho usati anch'io, quindi hanno 48 anni. E niente, quindi stivaletti 48enni, stupendi, bellissimi, che ovviamente sono tutta contenta di aver rimesso a posto. Questi invece erano quelli che usavo, non mi ricordo, non si legge più che numero potessero essere, però io mi ricordo che li usavo in prima elementare, perché li avevo nella foto all'ingresso del primo giorno agli elementari, primi giorni degli elementari, e sono proprio dei classici stivali anni 70, guardate. Vedete, neri così, con la cernierina di lato, ma è troppo il davanti che fa anni 70, lo vedete com'è, così, fa troppo anni 70. E questi sì, si sono rovinati, si sono anche aperti un po' dietro, ma sono stati addirittura risuolati, perché vedete c'è tutta la suola con i chiodini, quindi si mandavano gli stivali dal calzolaio e lì si faceva risuolare, cioè quindi uno stivale se lo facevano bastare 2 bambine, cioè la famiglia lo girava per entrambe le bambine, e questi però io li adoravo, mia mamma me li metteva col kilt, me lo ricordo ancora, il kilt, il maglioncino fatto a maglia da nonna, il kilt io ce l'avevo verde, blu e giallo, e poi ce l'avevo rosso, quello classico, il kilt classico del tartan, il classico tartan rosso. E ce li abbiamo ancora, questi stivaletti pazzeschi. Poi ho ritrovato questo barattolo. Questo barattolo, mi ricordo, era della marca Stellina, che è una marca che faceva cose per bambini, e credo che risalga ai tempi di Roberto, la scatola. Mentre all'interno c'è una delle mie passioni di bambina, ossia le macchinine. Io ero pazza per le macchinine. All'inizio non volevo assolutamente le bambole, quindi mio papà mi comprava solo le macchinine. Ho una moto, che dovrebbe essere una moto Bizzi, eccola qua, e poi ho varie macchinine. Le mie preferite, però, oltre alla moto Bizzi, non sono queste due, che sono 2 maggiolini, ma sono un po' più recenti, ma sono quelle che vi faccio vedere qua dentro, che praticamente se una persona vi dovesse dare una botta con una di queste macchinine, vi uccide, vi manda al creatore, perché sono pesantissime e sono macchine Fox originali, proprio degli anni 70, perché io ero una bambina molto piccola quando amavo le, cioè 5-6 anni, ecco, amavo le macchinine, e poi dopo mi è un po' venuta la voglia anche di bamboline, però ve le faccio vedere. Vedete, tutto in ferro, tutte così, ce li ho di tutti i colori, c'è questa, ma c'è anche così rossa. Insomma, sono tutte macchinine anni 70 originali, che ovviamente non darò mai via. Questa bianca, questa bordeaux e questa verde. Ci ho giocato tanto, infatti guardate quanto, vedete, sono tipo usurate, sono proprio usurate, hanno tutti i dettagli un po', insomma, sbilenchi. Qua dentro questo contenitore ci sono le mie macchinine, che è il mio gioco preferito. Devo dire che i miei genitori non si sono mai fatti problemi a comprarmi macchinine, nonostante io fossi una femminuccia, cosa che sento invece con i bambini di adesso. Poi qua ho sempre un contenitore di panettoni, perché ero fissata col contenitore dei panettoni. Questo qui l'ho comprato nel 2000, sembrava un anno così lontano nel tempo, invece siamo nel 2020, quindi ha 20 anni, e dentro ci sono tutti questi pupazzetti. Non so se qualcuno di voi se li ricorda, io non ricordo il nome, avrei potuto fare una ricerca online per vedere come si chiamano, o meglio come si chiamavano, ma onestamente non ci ho pensato. Se li ricordate, sono quelli fatti così, quelli mezzo tutti nudi, i bambini tutti nudi, ma guardate che impazzavano, ve ne faccio vedere qualcuno da vicino. Questi qua fatti così, ce li ho di tutti i tipi. Secondo me ero già grandina, ma avevo preso la passione per sti robi, che poi si sono fatti tutti mezzo appiccicosi. Ve li ricordate che erano, si collezionavano in pratica? Non me li ricordo. Se vi ricordate il nome, ditemelo,
ho un sacchetto pieno e poi qua ci sono ricordi random, tipo, che so, vi ricordate le cabbage patch? Avevo questa cabbage patch qua che mi piaceva tanto 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 e ne ho una così, ma poi ho veramente tante piccole cosine, come per esempio il portachiavi del ciarro, vedete, a forma di zainetto, insomma varie ed eventuali, dei vecchissimi porta, cioè dei vecchissimi come si dice, temperamatite, oppure le mini carte da gioco, o delle miniature di profumini, per esempio Venezia di Laura Biagiotti, e insomma tutte cosine di questo tipo, vecchi portachiavi, ma queste qua mi voglio veramente scoprire come si chiamassero perché non lo ricordo più, e poi lei, la cabbage patch, queste qua anche erano super da collezionismo, non so se davvero le ricordate, perché erano super super da collezionismo. Poi sempre un altro di questi contenitori dei panettoni contiene un sacco di scatoline di latta. Mi era presa la passione delle scatoline di latta e le compravo di tutti i tipi, per esempio avevo preso queste qua della Mulino Bianco, che erano i barattolini della serie degli animali da cortile, ve li devo far vedere da vicino qua. Questi qua erano i barattolini degli animali da cortile e me li ero fatti tutti quanti. Magari qualcuno di voi se li ricorda. Poi ho qualche barattolino che conteneva appunto dei profumi come Eleven di Atkinson's. Questi sono vere chicche. E poi avevo fatto tutti quelli di Caffarel che contenevano appunto le caramelle Caffarel. Eccole qua. Che li ho tutti. E questo è pieno di perline. Poi ancora sempre dei barattolini della Mulino Bianco, il Gallo, e poi questa invece era la serie delle avventure, una roba del genere, insomma, comunque sempre barattolini, dentro poi mettevo perline, roba del genere. Poi ancora sempre dei barattolini, la serie tutti i frutti, questa qua con le fragole, okay. Poi ho trovato queste che erano le pastiglie della Fassi, ero fissata, le compravo sempre e alla fine ne ho conservato un barattolo e le compravo sempre 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 sempre, me le mangiavo a manciate. E poi questo qua era Versace Blue Jeans o The Toilette che mi avevano regalato, quindi non so se lo ricordate, avevo conservato appunto il barattolo. C'è solo barattoli qua dentro. Un temperamatite che era quello di tipo questi si chiamavano Antoine e Cleo, ma era della serie tipo di Holly Hobby, non so se ve li ricordate, comunque era un temperamatite. Poi avevo trovato queste pastiglie qua e le avevo prese all'estero, forse in Francia, non me lo ricordo, me li avevano portati questi bonbon, comunque avevo conservato le scatole che ormai stanno diventando d'epoca pure loro, e anche quelle della le pasticche alla menta di questa marca qua. Alla fine tutte queste scatoline diventeranno vintage, quindi le terrò. Ma, cosa importantissima, quando abbiamo fatto la puntata dei profumi su Instagram, vi ricordate, facevamo le robe sui vari ricordi, probabilmente molte di voi, che faccio un casino, probabilmente molte di voi se lo ricorderanno, vi avevo parlato di questo profumo, che è il mio profumo, proprio il profumo che mi ricorda la mia giovinezza, i miei 20 anni, ma anche 20, 15, tra i 15 e i 20 anni ero fissata a questo profumo che si chiamava Ashish di Vejaga, e ho trovato una boccettina vuota che però conserva ancora tutto l'aroma di questo profumo, quindi io quando lo apro faccio così, ho tipo un tuffo indietro nel passato direttamente a 30 anni fa. Mamma mia, è molto molto alcolico perché ormai sapete il profumo dopo un sacco di anni, però
veramente questa la boccettina in miniatura a cui sono più affezionata. Mi spiace solo che non ci sia più dentro il profumo. Sono arrivata così a questo insieme di cose che vi voglio far vedere. Vediamo che cosa ho trovato. Ho trovato dei quaderni di scuola elementare, e qualcosa ve la voglio far vedere da vicino perché ci sono veramente delle chicche troppo carine. Li mettiamo qua per il momento. Poi ho trovato questo che fu mandato nelle case degli italiani nell'88 perché c'erano stati i 40 anni della Costituzione italiana. Immaginate, la Costituzione italiana nel 1980 compiva 40 anni e per l'occasione la Presidenza del Consiglio dei Ministri mandò questo opuscolo nelle case degli italiani, che dietro diceva 40 anni di Costituzione e 40 anni di sviluppo, e io fui così brava che mi misi a leggerla e ad appuntarci le cose e a studiarmela. Mi ricordo che misi sotto osservazione, vedete, questo articolo, che è il 44, che dice: al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata. Non so perché mi colpì particolarmente, quello lo segnai. E poi i rapporti etico-sociali, cioè il titolo 2, quelli che riguardano appunto la famiglia, l'articolo dal 29 in poi, e poi sottolineai molto l'articolo 3, che è quello appunto che riguarda l'eguaglianza di tutti i cittadini e pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Insomma, me la lessi la Costituzione e quindi la tengo come ancora ricordo, anche perché ormai è un cimelio. Poi ho trovato, passando dal futile, cioè dall'utile al futile, ho trovato un libretto di Madonna. Io adoravo Madonna e comprai questo librettino di Madonna pagandolo 10.000 lire. Che parlava appunto di Madonna, vedete, ci sono delle sue foto e il titolo è appunto Madonna, Madonna che fenomeno. C'è un po' la storia di Madonna e qualche sua appunto foto, così nasce Madonna, poi ci sono delle foto varie, vedete, guardate qua i tempi in cui lei si presentava in questo modo, tutte ci siamo vestite in questo modo qua, e ci sono appunto delle foto tratte da suoi film, tipo Cercasi Susan disperatamente, e c'è insomma un po' tutta la sua biografia, e questo qua lo tengo senz'altro come ricordo, perché dovete sapere che ho passato un po' al vaglio tutto quello che c'era qua in cameretta e ho trovato un sacco di robe inutili che non erano ricordi e le ho buttate. Altro bel ricordo è l'Italia 90, chi non ricorda i mondiali del 90 si tennero in Italia e io mi comperai l'album di figurine dei calciatori, solo che ho scoperto con orrore che mi mancano varie figurine, tipo mi mancano 3 figurine dell'Olanda, poi mi manca una figurina dell'Uruguay, mi manca una figurina del Belgio, una figurina del UAE, Emirati Arabi Uniti, 2 della Colombia, Jugoslavia ce l'ho tutta, mi era andata malissimo con la Germania, perché vedete mi mancano un sacco di figurine con la Germania, l'Italia, evviva l'Italia, ce l'ho tutta, adesso lo faccio vedere l'Italia, e avevo scritto ottavi di finale, Italia-Uruguay 2-0, Schillaci, Serena, Italia, Irlanda 1-0, Totò Schillaci. E poi c'erano tutte le foto degli stadi e quelle ce le avevo tutte e l'avevo seguito con veramente tanto entusiasmo ai mondiali e infatti mi ero segnata, vedete, partita per partita tutti i risultati, vedete? Mi ero segnata tutti i risultati così, partita per partita. E vi faccio vedere la formazione di Italia 90, eccoli qua i nostri giocatori italiani. Voilà, tutti inquadrati, ce la faccio? Sì, farò un passetto indietro, ecco. Tutti i nostri giocatori italiani, ce l'ho tutto! Però
però peccato perché vorrei veramente recuperare le figurine mancanti, mi farebbe piacere. Se qualche collezionista, qualche ragazza in ascolto ha il fratello collezionista, magari conserva ancora dei doppioni, me lo faccia sapere. Sono poche, saranno forse una decina neanche, e così ce l'avrei completo. So che mia mamma, mi ricordo che cazziava perché buttava i soldi per cercare sempre le figurine mancanti. Avevamo quelle che dicevamo questa è rara. Vabbè, poi ho trovato il mio contenitore di tessere telefoniche, e ve ne avevo già fatto vedere schede telefoniche, ve ne avevo fatto vedere già tante la volta scorsa, le collezionavo, ma ve ne voglio far vedere, a parte che ho quella del Dixon che è bellissima, vi voglio far vedere questa qua. Fecero quelle per Lights, vedete questa, che appunto pubblicizzava l'utilizzo del preservativo, e poi questa qua, sempre, che diceva che bisognava portare rispetto, dice l'indifferenza verso i malati di AIDS, dalla indifferenza verso i malati di AIDS si può guarire, erano queste due. Quindi ne ho tantissime di tessere telefoniche, e credo che riguardarle ci dia proprio uno specchio dei tempi, perché vediamo che cosa era magari d'attualità in quel periodo. Mi stupisce sempre tanto guardarle, quindi le conservo, ecco, le conservo con piacere. Tra l'altro questo qua è un contenitore Zanussi, perché mio papà per tanti anni ha lavorato per questa azienda. Poi mitico, mitico, mitico il mangiadischi, che contiene un disco, e vediamo che disco è. È pane al pane, vino al vino, Romoletto, cioè che fossero proprio canzoni da bambini, però sicuramente io questo l'avevo preso dai dischi di mio padre, ed era praticamente gli stornelli romani, pane al pane, vino al vino, insomma ce lo rimetto dentro. Oddio, ma ha le batterie? Fatemi capire, no ragazzi, ha le batterie, quindi questo sta andando, bellissimo, guardate, vedete, voi magari non sapete, voi giovani, si metteva il disco dentro, si spingeva e lui girava, e in realtà doveva uscire da quel suono, ma non si sente niente, anche se io vado col volume, però sta girando. E poi dopo, quando la volevi levare, facevi così. Comunque era veramente molto pratico. Ha le batterie, pazzesco. Vabbè, però non funziona, era così rosso e niente, questo era il mio mangiadischi. E venendo sempre poi ai dischi, ho ritrovato gli unici vinili che io possieda, perché non c'avevo soldi per i vinili. Il mio gruppo preferito erano i Culture Club. Una volta vado al mercatino e trovo una ragazza che li vendeva e me li sono comperati, dando fondo a tutti i miei risparmi. Quindi comprai Kissing to be Clever, questo qua, che è ancora ovviamente da me conservato come una reliquia. Poi avevo comprato Walking Up with House on Fire, questo qua, sempre del Culture Club, e poi Sold, quest'altro qui, e ancora Tense, Nervous e Tage, questa qua. Erano tutti gli album dei Culture Club, e poi mi comperai quello di Grease. Guardate che bello, il vinile di Grease, troppo bello. Questi sono gli unici vinili che io possiedo. Poi ho trovato un quaderno, e qua ragazze c'è da veramente da ridere, perché praticamente avevo la Formula 1, e in questo diario scrissi 11 marzo 90, Senna, Alesi, Piquet, Modena, ore 12:34 di notte, ho visto il Gran Premio, sono in nave. Dove stavo andando? Forse stavo andando al alla gita della scuola superiore, non so, sì, ero a Madrid,
dice: Madrid è figa, mi sono divertita, ma non più di tanto. Comunque avevo nostalgia di casa. Abbasso le Spagna, viva l'Italia. Così, questa era stata la mia prima impressione del viaggio a Madrid. Post scriptum, ho comprato le Superga. Ecco, questa era la cosa importante. Poi, il 7 aprile 1990 scrivevo: oggi sono uscite le materie dell'esame, ovviamente, di diploma. Diritto, ragioneria, francese, italiano, orali. Italiano e tecnica scritto. Tutto sommato sono felice che non sia uscita ragioneria scritta e non sia uscito finanze. Così. Non so ancora cosa dare tra italiano, diritto e francese. Forse per me darei italiano e francese, ma ho paura che me le cambino. È finita allora, devo smettere di scrivere. Evidentemente, invece che stare attenta, scrivevo nel diario. Qua mi stavo esercitando a scrivere al contrario, come se fosse allo specchio, molto bene. Mi sono fatta un piano di studio: il 2 maggio studio diritto, il 3 maggio geografia e matematica, l'11 maggio storia e francese, il 9 maggio finanze, il 10 maggio geografia, il 17 italiano. Devo rispettare per forza questo piano, ci devo riuscire perché non voglio rimanere con l'angoscia dentro, specialmente di notte. Prometto che lo farò. Devo. Morendo, ragazzi, ho tanta fame, ma ho fame di ricci, perché il mio cibo preferito sono i ricci, quindi anche allora. 19 giugno del 90, ore 00:10, dunque in realtà è già 20 giugno, scrivo. Allora, domani esame, scritto di italiano, dopodomani scritto di tecnica, non dico nulla, ma basta, non ce la faccio più a rimanere qua in questa stanza a studiare, anche perché non sono per niente concentrata sullo studio, ho troppa paura. Buonanotte Silvia, da te stessa. Sto morendo. Ho già fatto gli iscritti, scrivo il 4 di luglio, e non mi posso lamentare, da ben 15 giorni non scrivo nulla qui, ma il fatto è che sono troppo stanca di tutto e finalmente voglio andare al mare. L'Italia ieri è stata eliminata in semifinale. No! Ovviamente il mio interesse era più per i mondiali. Ho già dato gli iscritti, non ne posso più di studiare. Basta, 10 luglio, inizia così. Basta, 10 luglio 1990, è una parola veramente esplicativa, basta. Non riesco più a stare a casa, basta. Ma perché? Quando ho estratto, ho fatto in modo di essere così sfigata, non voglio più sentire parlare di cambiali, impresa, Leopardi, SAS, SPA, azienda, Pirandello, Verga, SNC, Sveo, fallimenti, Manzoni, assegni, leasing, romanticismo, Foscolo, contratti, factoring, neoclassicismo, basta, fra 4 giorni sarà estate. Oddio. Poi passò l'estate, non scrissi niente, però ho scritto 19 ottobre 1990, scrissi: l'estate è quasi finita, ho preso la patente, l'esame l'ho dato il 13, tutto ok, e fra 17 giorni è il mio compleanno, compirò 19 anni. Poi scrivo, questo era ottobre, a novembre scrivo: certo che il tempo passa veloce, da troppo non scrivo 2 righe, allora. Numero 1, ho trovato un lavoro, ho lavorato una settimana, non mi piaceva, mi sono licenziata. Mi sono iscritta all'università e sto frequentando. Ho compiuto 19 anni, fra poco è Natale, è notte e ho sonno. Ti racconterò quindi il resto della mia vita domani. Poi, e questo è molto esplicativo perché il 18 gennaio del 91 scrivo: da 3 giorni è guerra. Gli USA hanno sferrato l'attacco all'Iraq la notte del 16 e dunque da circa 24 ore dopo la scadenza dell'ultimatum e il ritiro delle forze irachene dal Kuwait, il Parlamento ha dato il voto affinché i 1.335 uomini italiani nel Golfo inizino le operazioni di guerra. Scrivevo operazioni con operazioni. Stendiamo un velo pietoso e uccidiamo quella bambina. Già oggi ci sono 2 vittime. Ho presunte tali, un aereo tornato non è rientrato alla base da questa notte, si tratta di 2 uomini piacentini di 30 anni. Stanotte l'Iraq ha attaccato Israele con 7 missili, per fortuna non chimici, come si temeva.
i nostri alleati arabano passeranno dalla parte di quel pazzo di Saddam Hussein? Spero di no. Se l'Iraq attaccherà la Turchia, dove si trovavano le basi NATO, succederà il finimondo. La NATO entrerà in guerra e l'Italia dovrà per forza aderire. Ciò significherà guerra dichiarata. Per ora la nostra adesione è definita quale operazione di polizia e l'Italia manderà sicuramente un contingente di uomini ben maggiore. Dio, ti prego, fa che tutto ciò abbia il più presto termine. Ora, io dico, ma i diciannovenni di oggi si occupano di guerre, delle guerre, delle cose, hanno questa coscienza? Non lo so, forse anche di più, probabilmente. Cosa dite? Non so, comunque questo era un po' il mio diario, vi ho letto qualche stralcio di cose che mi facevano anche un po' ridere e pensare. Ragazzi, termino, non vi faccio vedere anche le bambole, se non diventa lunghissimo, termino con dei libri. Ho ritrovato, e non lo trovavo perché c'era questa copertina appunto con questi, vedete, disegni tipici degli anni 80, che vorrei forse staccare, perché vorrei vedere com'era originariamente la copertina di questo libro. Non mi ricordo nemmeno il titolo, ma è un libro che io ho amato molto, che riguarda la storia della Sardegna, e tante cose che io so della Sardegna le ho studiate in questo libro che mi era stato regalato e che mi sono veramente bevuta. Insomma, sì, mi sa che leverò la copertina, per quanto mi dispiaccia. Vorrei vedere il titolo del libro. Diciamo che non lo taglierò, farò così, eccolo qua. Si chiama Sardegna Nostra di Giuseppe Struglia ed è un libro che mi sono completamente mangiata. L'avrò letto, non dico centinaia, ma sicuramente decine di volte, e credo che mi sia stato regalato dalla mia zia Ninni, che è un'insegnante appunto di lettere, e questo me lo sono proprio bevuto e mangiato, e me ne sono cibata veramente tantissimo. E parte praticamente dalla preistoria, la civiltà nuragica, il dominio punico, il dominio sabaudo, cioè tutto, insomma, se uno si vuole un minimo diciamo acculturare su quella che è la Sardegna, questo è un ottimo libro da cui partire, mi piace tantissimo. Poi qua ho raccolto un po' di quelli che sono stati i primi libri che io ho letto. Ho imparato a leggere che ero veramente piccola, leggevo tantissimo. Uno che ricordo veramente con molto piacere, è un libro che costò soltanto 350 lire e sicuramente anche questo mi è stato dato dalle mie zie. È un'edizione, vediamo, del 60, degli anni 60, in realtà è un libro degli anni 30, originario degli anni 30, ma è stato ristampato, questo credo che sia una ristampa degli anni 60, si chiama La Buona Terra, è un premio Nobel del 1938, questa è l'edizione integrale, e è un libro che io vi super super consiglio. È in pratica il capolavoro di Pearl Buck, che è appunto premio Nobel 1938, ripropone la vita nella Cina agli inizi del secolo, quindi all'inizio del fine 1800, inizio 1900, e narra la vicenda di Wang Lung e di sua moglie Olan e dell'eroica lotta che si conducono contro siccità, devastazioni, avidità, disamore dei figli per il lavoro dei campi. Insomma, La Buona Terra è in sostanza il titolo del libro, perché la terra era veramente tutto per per questi contadini cinesi, e c'è tutta l'evoluzione da quando loro sono dei bambini fino a quando appunto non diventano dei vecchi, ed è estremamente avvincente. Mi ricordo che ero veramente piccola quando lessi questo libro e proprio l'ho bevuto, è veramente stupendo, ve lo straconsiglio, è bellissimo, è avvincente. Poi c'è questo libro che addirittura, questo l'avevo comprato io, costava 1000 lire, però praticamente si ruppe la copertina perché
molte volte rileggevo i libri, ed è un romanzo, anzi un giallo, di Scerbanenko, La sabbia non ricorda, e praticamente si ruppe la copertina e si ruppero le prime pagine. Io le recuperai, andai a recuperarle da un libro in biblioteca, le fotocopiai e le aggiunsi qua all'inizio del libro, in questo modo recuperai il libro, quindi è uno dei miei libri, è uno dei libri che mi piacque di più. Poi quando proprio ero alle medie invece lessi questo libro che mi segnò profondamente, è un libro di Pettoello Morrone, si chiama Scappa Book Scappa e parla praticamente della cornice del Parco Nazionale del Gran Paradiso e dell'amicizia tra un bambino che si chiama Danilo e di un piccolo stambecco che si chiama Book e della lotta che guardiacaccia fanno contro i bracconieri, e quindi feci leggere questo libro, c'è peraltro un segnalibro dentro che è un biglietto dell'autobus, feci leggere questo libro a mio fratello Roberto e fu il primo libro che lui lesse, e fino a quel momento non voleva leggere, non si era appassionato alla lettura. Gli dissi: guarda, leggi questo libro perché è veramente bellissimo e ti piacerà tantissimo, finché un giorno lo trovai in un angolo che piangeva per una parte particolarmente commovente appunto del libro, che non vi svelo laddove lo vogliate comprare perché è veramente molto carino, o se avete dei bambini intorno ai 10 anni è perfetto da fargli leggere, tant'è vero che mi venne dato dalla mia professoressa delle medie, e lui era lì che piangeva e disse: ma perché piangi? Mi disse: no, perché si era talmente medesimato, l'aveva talmente colpito che è rimasto sicuramente il suo libro del cuore, Scappa Book Scappa. Altro libro di quel tipo che vi consiglio, quindi se avete dei bambini, perché io lo lessi in terza elementare appunto, ma è un libro che rileggerei ancora, è di Anna Jurgen, che è una scrittrice nata in Renania e scrisse appunto questo libro che si chiama Pelle Rossa, di cui non vi svelo più di tanto, però si tratta appunto di un ragazzo inglese che cade prigioniero di una tribù di pelle rossa appunto, e questa famiglia lo adotta e gli offre diciamo una nuova vita molto diversa, molto alternativa rispetto a quella che lui viveva, e prese un premio appunto dal ministero tedesco per la pubblica istruzione e ai tempi lo pagai 6.500 lire. Un altro, ma questo è un libro molto famoso che magari molte di voi hanno letto, qua praticamente ci sono scritti sopra, dentro il libro, c'è un segnalibro che è tratto da come si dice, volantino degli assorbenti Nuvenia, ci sono tutti gli orari dei treni per andare a San Gavino, dove io andavo a fare delle promozioni nei market, evidentemente lo stavo leggendo in treno, e si chiama Il giardino segreto di Francis Barnett. Anche questo è un libro ambientato, che riguarda anche dei ragazzini, dei bambini, degli adulti, è una storia di tra bambini e adulti, ambientato nell'Inghilterra, a Grecia, quindi un libro che anche questo vi consiglio tantissimo perché è bellissimo. Idem, sempre narrativa per i bambini delle scuole medie, quindi una cosa che lessi quando ero abbastanza piccola, ma secondo me va benissimo anche come lettura per un adulto, perché è un bellissimo libro che sicuramente potrà piacere anche a voi, quindi tutti quelli che vi sto dicendo, secondo me, se li leggete anche adesso da adulte, sono libri splendidi. Per esempio quello della Buona Terra non è un libro per bambini, non è una narrativa, quello me lo comperai, io mi ispiro, me lo lessi, mi piacque tantissimo. E Joseph Joffo, Un sacchetto di biglie, parla dell'amicizia tra bambini nel tempo del nazismo, quindi qualcuno di questi bambini è ebreo, insomma si creano degli intrecci particolari. È un libro stupendo, anche questo mio fratello lo lesse e anche questo libro fu particolarmente impressionato. Poi Cime tempestose, che ho letto milioni di volte, anche questo me lo diedero le mie zie, è un'edizione questa degli anni, ve lo dico, del 68, e addirittura vedete qua ho fatto lo schema della famiglia, perché chi ha letto Cime
tempestose, sa che c'è un intreccio tra famiglia, ho fatto lo schema della famiglia, Cime tempestose di Emily Brontë, è un testo, guardate quanto è vintage la copertina, ma che ve lo dico a fare, se non l'avete letto dovete leggerlo. E poi ai mercatini mi ero appassionata di comprare vecchi testi quando avevo 15-16 anni e mi sono comprata l'Eneide e la Divina Commedia in questi veramente libri vecchissimi. Pensate che questo costava 9 lire, 8 lire e 50 centesimi ed è una edizione, credo che sia degli inizi del 1900, mentre la Eneide costava come prezzo originario 15 lire e questo è degli anni 30, quindi forse anche l'altro è degli anni 30 perché un po' gli somiglia, ve lo faccio vedere, vedete, questa è una Eneide degli anni 30 che avevo comperato in un mercatino, guardate com'è, è tutta super rovinata e basta. Poi ho qua a fianco un sacco di bambole, un sacco di Barbie, magari facciamo la puntata Barbie bambole, però spero che questa vi sia piaciuta con alcune riflessioni, alcune chicche, scavare nei ricordi può essere anche fonte di riflessione, di arricchimento del presente, almeno spero che lo sia così per voi come lo è stato per me, questo tuffo nella mia casa dei genitori è servito anche per riflettere su tante cose, tanti avvenimenti, ma anche tanti valori o comunque cose che avevo scordato, che mi ha fatto bene riportare alla luce. E basta, spero che questo video vi abbia quantomeno tenuto tanta compagnia, che vi abbia fatto sorridere, soprattutto la parte magari dei miei diari. Lasciatemi il vostro like di supporto se volete vedere le Barbie e le bambole, magari quella volta lì parleremo proprio di cose prettamente da bambine, bambole, Barbie, tutte quante, magari faremo un tuffo nel passato. E anche questa volta, se il video vi è piaciuto, vi chiedo il like, perché se ci abbiamo un 500 like anche stavolta, facciamo il video appunto su tutte le bambole, vado proprio, le tiro fuori tutte, lo giuro, tutte le più belle e ve le faccio vedere, anche le Barbie, anche la valigia di Barbie e anche il casco di Barbie e tutte quelle cavolate lì che riesco a reperire. Basta, vi mando un bacio e ci vediamo domani con un nuovo video.